Buonasera, buonasera agli ascoltatori di Liberi.tv, Marco Marchese in linea che vi saluta e introduce la trasmissione Lo Spazio Società Libera. Abbiamo come al solito in collegamento da Milano Vincenzo Lita, che saluto. Buonasera e benvenuto Vincenzo. Buonasera, buonasera a tutti. Direttore di Società Libera, con la quale facciamo la nostra tradizionale chiacchierata come in uso da parecchi mesi a questa parte. Oggi abbiamo diversi argomenti, come si usa dire, all'ordine del giorno. Introduco il primo per Vincenzo, perché Società Libera ha appena pubblicato il rapporto 2013 sullo stato delle liberalizzazioni in Italia. È un rapporto che Società Libera pubblica già da molti anni e che adesso incomincerà a presentare in varie città italiane. Quindi Vincenzo, ci vuoi parlare di questo rapporto, a quale numero siamo arrivati e quali sono i contenuti di questo 2013, contenuti che sono concentrati appunto sulla liberalizzazione in Italia? Sì Marco, allora a quale numero siamo arrivati? Siamo arrivati all'undicesimo anno, due giorni fa appunto è uscito, ve lo faccio vedere, l'undicesimo rapporto, perché sono 11 anni che alcuni componenti del nostro comitato scientifico si cimentano in questa ardua opera di portare, come dire, il conto e di illustrare lo stato delle liberalizzazioni in questo paese. Quest'anno, come dire, al di là di molti contributi, a me piace iniziare descrivendo questo rapporto con quello che il professor Pennisi, che ha trattato il settore delle privatizzazioni e delle liberalizzazioni vere e proprie, ha definito, ha voluto definire l'anno delle privatizzazioni chiacchierate. Naturalmente ci riferiamo all'anno precedente, quindi al 2012. Chi ha la bontà di seguirci ricorderà che io sono stato sempre molto critico nei confronti del governo Monti, non mi appassionava neppure un po'. Però in quell'anno, nel 2012, abbiamo sentito spesso parlare dell'agenda Monti, delle liberalizzazioni di Monti, delle privatizzazioni che bisognava fare e quant'altro e via dicendo. Bene, voglio dare un dato. Nel 2012 è stata tentata una sola privatizzazione, e quando dico tentata perché poi alla fine non è stata portata neppure in porto, perché il relativo decreto presentato in Parlamento è decaduto perché doveva essere approvato all'inizio a gennaio del 2013 e, come tutti sappiamo, si sono sciolte le Camere e quindi neppure questa privatizzazione è stata portata a casa. Non si è perso molto, come dire, dal punto di vista della entità, perché si trattava, e vi prego di credermi, della privatizzazione, esattamente, voglio leggere la dicitura completa, della privatizzazione dell'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo, che sarà anche una benemerita organizzazione, come dire, ma è ben poca cosa rispetto ai ragionamenti di cui c'è una cosa obiettivamente piccola, insomma. Ma neppure questo il paese è riuscito a fare, quindi anno 2012 risultato privatizzazioni zero. Dicevo, poca cosa, ma non sul piano, come dire, della sostanza rispetto al bisogno che il paese ha. Perché noi quotidianamente sentiamo parlare di spendere più, di liberalizzazione, appunto, di privatizzazione, tutti strumenti macroeconomici spesso che servono per rientrare del debito, per abbattere la spesa e quant'altro e via dicendo. Ma al di là delle chiacchiere, appunto, l'anno delle privatizzazioni chiacchierate, voglio dire, non abbiamo portato a casa praticamente nulla. Questo è il primo dato che mi preveva mettere in evidenza.
Così come sul versante, che poi va di pari passo con quello delle liberalizzazioni, sul versante della sburocratizzazione, cioè questo paese che ha tanto bisogno di essere modernizzato, sburocratizzato, snellito in qualche modo, se vogliamo far ripartire la macchina, quindi, ha avuto alcuni esempi, anche qui, che possiamo fare e che vengono fatti con dovizia di particolare nel rapporto. Per esempio, per il primo anno i pensionati non hanno ricevuto il CUD dall'INPS che gli permette di fare non cedere. Questo evidentemente ha creato una serie di problemi in persone di una certa età che si sono dovuti arrangiare per procurarsi questo CUD, andare alle poste, richiederlo, pagare, voglio dire, questo dà l'idea, come dire, della situazione di questo paese rispetto ai nostri vicini. Io conosco un po' l'esperienza della Francia, voglio dire, dove tu non devi fare assolutamente nulla, perché il fisco francese ti manda a casa esattamente l'importo di quanto gli è dovuto e quindi tu ti limiti a pagare. Qui non solo devi ricercarti, autoricercarti i documenti che ti servono per capire ed investire la pratica di quanto che ti porterà poi a capire quanto devi pagare, ma devi pagare gli stessi documenti, voglio dire. Qui non ci perdiamo altre chiacchiere, voglio dire, è una semplificazione questa che non ha bisogno di commenti, cioè una falsa semplificazione che non ha bisogno di commenti. Altro esempio eclatante del 2012 è stato quello a proposito del decreto Passera sull'efficienza energetica, che chi ha la bontà di leggere potrà vedere che trattasi di 38 pagine di puro burocratese, in cui ci vogliono gli esperti per decifrare le cose. Quindi se io voglio in qualche modo rinnovare gli impianti di casa mia e via dicendo, non basta che mi leggo e poi mi attrezzo di conseguenza e via dicendo, ma ho bisogno prima di un esperto che mi deve decifrare che cosa il governo in qualche modo mi impone o mi chiede. Così come, sempre per rimanere nel campo dell'edilizia, visto che c'è un capitolo del rapporto che in particolare si occupa di questo, se voi pensate che a proposito di una semplice operazione, come dire, di semplificazione di intervento edilizio a casa nostra, quindi non parliamo, come dire, di opere infrastrutturali, come si chiamano le grandi opere, ma un intervento edilizio a casa nostra, in questo paese noi abbiamo bisogno di alcune procedure di autorizzazione che ci portano ad affrontare un iter burocratico composto da 11 procedure che mediamente il cittadino italiano può espletare in 234 giorni. Cioè, per rifare il bagno di casa tua, Marco. Da questo punto di vista, alcune organizzazioni internazionali hanno stilato una classifica in cui l'Italia in questo settore si colloca al 103° posto. Vogliamo lasciare l'edilizia e occuparci velocemente di altri settori. Per esempio, il professor Vannucci ha evidenziato la densità di avvocati nel paese, e ti assicuro non ci mancano gli avvocati in questo paese. In cui rispetto ai paesi dell'Unione Europea l'Italia si colloca con una quantità di operatori del diritto 10 volte a quelli della Finlandia, in proporzione naturalmente tenendo presente il numero di abitanti. Abbiamo 4 volte gli avvocati della Francia. Abbiamo il triplo degli avvocati della Danimarca e dell'Olanda e quasi il doppio degli avvocati della Germania. A proposito di semplificazione anche qui del sistema giudiziario. Però, malgrado
questa mista di avvocati, l'Italia si colloca al 53esimo posto. Al 53esimo posto per quanto riguarda la tutela dei diritti. Quindi molti operatori, molte pratiche da sbrigare e poi anche qui portiamo a casa poco o nulla. Possiamo fare degli altri esempi di questo tipo, ma sarebbe lungo e farraginoso il ragionamento. Resta il fatto che secondo la Banca Mondiale l'Italia l'anno scorso si va a collocare al 73esimo posto per quanto riguarda la libertà economica. Dopodiché ci spieghiamo perché come dire, si sente tanto parlare e si invocano tagli di spesa. Si sente dire una parola noiosissima, almeno per quanto mi riguarda, il bisogno della crescita, bisogna crescere, l'equità, partiamo, la partenza e via dicendo. Con queste condizioni di base, evidentemente, perché se le sviluppassimo in tutti i settori, poi alla fine, voglio dire, avremo un quadro di un paese praticamente fermo, se non in ginocchio. Grazie a una legislazione che è, come dire, faraonica, quanto mai faraonica, ad una burocrazia e addetta ai lavori, vedi gli avvocati, perché poi ci sono tanti avvocati, evidentemente perché ci sono un po' di cose da fare nei tribunali, o se ci sono tanti commercialisti, come dire, se io, lo dicevamo prima, se io devo pagare le mie tasse in Francia, lo Stato in automatico mi comunica quanto devo pagare, se devo pagare le tasse in Italia. E non sono completamente un poveraccio di cui posseggo solamente uno stipendio come un dipendente e basta, perché lì c'è, come sappiamo, c'è la ritenuta alla fonte, e ho bisogno di un commercialista. E detto questo, allora che cosa dire più? Una novità per quanto riguarda un rapporto di un'associazione culturale liberale come Società Libera e via dicendo. Il rapporto prende in esame, a proposito della gestione del territorio, prende in esame la nuova linea ad alta velocità in programmazione, se ne è parlato anche in questi giorni, per problemi di ordine pubblico, che è la Torino-Lione. Ah, la TAP, Bene, quindi questa è una la novità. tappa è una novità. È una novità ancor più nel momento in cui il rapporto dimostra con dovizia di dati e particolari che noi siamo contrari alla TAP. In genere, come dire, chi sente parlare di TAP pensa ai centri sociali, agli ambientalisti in genere. Adesso si sono, come dire, accodati anche i grillini, cose di questo genere. No, esiste anche un mondo liberale contrario alla TAV. E non per partito preso perché siamo contro le infrastrutture, perché è chiaro che se vogliamo modernizzare il paese ha bisogno di grandi infrastrutture. Avete fatto, immagino, un po' di conto e tirato una riga. Più o meno, ma non siamo neppure contro, come dire, per una posizione alla NIMBY, cioè, il giardino di casa mia, no, vado a fare da un'altra parte. Abbiamo fatto un ragionamento da liberali, cioè abbiamo considerato costi, benefici, hanno considerato il professor Ponti, in questo caso, uno dei maggiori trasportisti italiani al Politecnico, insegna al Politecnico di Milano, come dire, sulla necessità di aprire una interconnessione tra Italia e Francia, oltre a quella che abbiamo già e che passa per Modane e via dicendo. E forse ci siamo accorti che non c'è tutto questo bisogno. È una cosa che, come dire, si potrebbe anche fare se vivessimo in un'Italia diversa dal punto di vista delle capacità finanziarie. Non abbiamo quattrini per le casse integrazioni, non abbiamo quattrini per altre infrastrutture molto più urgenti di quelle della TAV, evidentemente. Io voglio pensare solo a due cose. Ogni giorno ci strappiamo le vesti e si strappano le vesti per le condizioni delle nostre carceri. Quante carceri metteremo a posto e le renderemo a misura d'uomo, umana?
con i soldi che andremo a sprecare per la TAV. E quanti ospedali potremo ristrutturare e rendere più funzionali e più vivibili per i malati con i soldi che noi andremo a sprecare con la TAV. Ma al di là di questi aspetti, quindi delle priorità maggiori rispetto alla TAV, ci rendiamo conto che sulle linee ad alta velocità le merci non camminano? Le linee ad alta velocità, ne abbiamo degli esempi in Italia, la Roma-Napoli-Salerno, la Milano-Napoli-Salerno, le merci non camminano perché hanno, come dire, degli scartamenti diversi rispetto ai grandi treni ad alta velocità. La Francia, che ha iniziato con l'alta velocità prima di tutti gli altri in Europa, ha delle linee ad alta velocità, così come l'abbiamo anche noi, dedicate esclusivamente al trasporto passeggeri. Quindi tutto questo bisogno del corridoio 7 di cui si è sentito parlare perché lo vuole l'Europa, o meglio, come dire, se ne è iniziato a parlare in tempi di pre-crisi, oggi sia la Spagna che il Portogallo, perché visto che il corridoio 7 doveva partire dal Portogallo, passare alla Spagna, attraversare la Francia del Sud per poi entrare in Italia col confine francese, voglio dire, né Spagna né Portogallo aderiscono più al corridoio 7, no? E via dicendo. Quindi di che parliamo? Parliamo di una grande opera infrastrutturale, come dire, che ci dà quasi un'idea di grandeur. Lo facciamo perché è una cosa bella, perché è una cosa che abbiamo stabilito, forse perché ci sono degli interessi. Come dire, nel momento in cui bisogna dare del lavoro a degli operai che lavoreranno su questa interconnessione, ci sono delle aziende da far campare e via dicendo, non lo metto in dubbio, ma questo è legittimo, ma per un potere politico, come dire, è altrettanto legittimo dirottare risorse e quindi far campare le stesse aziende, o aziende un po' diverse semmai, ma altre aziende, altri operai, nella ristrutturazione di quelle due cose di cui dicevamo prima. Questo forse creerà un minimo di scompiglio, perché come dei liberali anti-TAV, non è, come dire, monopolio di una parte politica. Poi non siamo parte politica, siamo una parte culturale, via dicendo. Quindi mi ricorda quanto, e tu ne sai qualcosa, Marco, quanto abbiamo vinto la scommessa andando in strada tutti gli anni a fare la marcia internazionale per la libertà per i popoli e le minoranze oppresse. Ma come, i liberali vanno per strada a fare marce e via dicendo? Non era monopolio solamente, come dire, di qualcuno occuparsi di queste cose. Comunque, E ci ritornano. e ci ritornano. Comunque, al di là della TAV, che è la grande novità, se vogliamo, di questo rapporto, perché poi l'altro, come dire, gli altri capitoli seguono un po' la falsaria dei 10 precedenti, cioè ci si occupa di territorio, così come ci si occupa di scuola. Anche qui bisognerebbe aprire un attimo una parentesi, come dire, tutti invocano la scuola. Tutti se la prendono con i tagli che sono stati fatti dai vari governi, a scuola e via dicendo, ma senza rendersi conto che forse la scuola ha bisogno sì di denaro, ma la scuola italiana è il grande malato di questo paese, no? È veramente il più grande malato di questo paese, perché ormai c'è una sconnessione completa tra quella che è l'istruzione fatta male e il mondo del lavoro. Cioè qui sì che ci vorrebbe una vera interconnessione, a proposito di TAV, tra il mondo della scuola e quindi di quello che si apprende, di quello che si insegna, di quello che si porta a casa quotidianamente e quello che poi è rappresentato dal mondo del lavoro fuori, no? E sono due mondi distinti, separati in qualche modo. E allora qui il problema naturalmente non è che la grande diatriba, la grande dicotomia tra scuola pubblica e scuola privata, un po' annosa, un po' vecchia, via dicendo. Io parto dal presupposto come liberale che ognuno andasse a studiare dove meglio crede e via dicendo. Pagandosi, fatto come liberali e come società libera, all'inizio della nostra esistenza, cioè 10 anni fa, parlavamo
di buono per la scuola, voglio dire, ti do uno buono, dopodiché te lo spendi dove meglio credi, in qualche modo. Ma al di là di questo, quindi si parla anche di scuola, del rapporto. E così come si parla di un altro grosso problema che, come dire, è propedeutico allo sviluppo economico, così come dovrebbe essere propedeutico alle dovrebbero essere propedeutico alle liberalizzazioni, alle privatizzazioni, cioè il fenomeno della corruzione. Questo paese muore anche di corruzione, come dire. E qui in qualche modo le responsabilità, quante sono le responsabilità del potere politico? Rispetto al resto, io leggevo una bella cosa di un filosofo qualche giorno fa, qualche settimana fa, in cui ci diceva che, ma ne aveva parlato già Platone, pensa quanto è vecchia questa diatriba. Esistono due tipi di corruzione: esiste la corruzione dei cittadini che non osservano le leggi che dovrebbero essere osservate. E esiste un secondo tipo di corruzione, che è quella delle leggi che mette in condizione i cittadini di non osservarle. Beh, questo paese è pieno di queste cose, no? Evidentemente. E quindi sono tutti indicatori che messi insieme, dicevo, danno l'idea di un paese fermo, di un paese che quotidianamente fa delle grandi invocazioni, vedi, lavoro, crescita, sviluppo e quant'altro e via dicendo, dove però ha un rapporto pessimo. C'è un rapporto pessimo tra cittadino e istituzioni, tra cittadino e fisco, perché il fisco non viene visto come un'agenzia tecnica di aiuto a me che devo pagare le tasse e via dicendo, ma viene visto come un nemico. Un nemico è con cui, se tu c'hai un nemico, caro Marco, cerchi in qualche modo di difenderti. Se il capo dell'Agenzia delle Entrate, il signor Befera, dichiarò l'anno scorso in un'intervista al Corriere della Sera che lui non avrebbe fatto prigionieri, e allora tu cerchi di non farti fare prigioniero. Fermo restando che poi il primo prigioniero è diventato lui perché c'è stato il giornalista Mario Giordano che ha pubblicato il libro sui favori della casta e delle case che si comprano a prezzi stracciati grazie a leggi e leggine. E ha scoperto lo stesso Giordano che il signor Befera si è comprata la casa, ha dato lui alla metà o a poco meno della metà del prezzo di mercato, perché si chiamava Befera e faceva e fa il direttore dell'agenzia di entrata. L'abbiamo fatto prigioniero in qualche modo. Quindi voglio dire, se Certo. non finisco con questa affermazione, perché mi rendo conto che il tempo passa e di queste cose ne possiamo parlare per settimane. Se non si innescano dei meccanismi virtuosi che vanno a colpire, come dire, il quadrilatero che è dato da investimento, produzione, innovazione e consumi, noi non daremo lavoro a nessuno. Hai voglia di invocare piani per il lavoro, perché non ho capito chi dovrebbe dare il lavoro. Nel momento in cui le aziende chiudono in questo paese, e lo Stato non c'ha una lira, perché se ci avesse almeno dei soldi lo Stato, ci faccio un grande piano del lavoro e metto tutti a lavorare da qualche parte, anche se così per caso potrebbe fargli fare anche dei lavori inutili, no? Nel tuo mezzogiorno è pieno, almeno fino a qualche tempo fa, non so se continua, è pieno di gente che fa dei lavori socialmente utili, mi sembra che si chiamino, no? Che è il massimo dell'antieconomicità per un paese, no? Cioè, socialmente utili significa tagliare un po' di erbetta lungo le strade, fare lavoretti di questo tipo e via dicendo, che assicurano un reddito alle persone. Chiudo dicendo, se no interveniamo in questo quadrilatero, in qualche modo, se non ripartono i consumi. E per far ripartire i consumi evidentemente c'è bisogno che lo Stato alleggerisca la sua mano, perché tanto prende da tutte le parti. E via dicendo, noi non svilupperemo forza lavoro. E se non sviluppiamo forza lavoro, evidentemente noi ci dibatteremo in questa crisi. Adesso, senza entrare nella macroeconomia, che se no dovremmo dire la Banca Centrale Europea che cosa fa, il fiscal compact e via dicendo. Ma dico, anche questo,
ragionamento questi meccanismi sono alla portata, entro certi limiti, dello Stato italiano, della classe politica italiana, senza intervenire sui grandi discorsi che riguardano l'Europa, che essa stessa poi ha la responsabilità che ha. Mi fermo, Marco, che mi volevi dire? Nulla, sono rimasti gli ultimi 5 minuti di trasmissione, come sempre. Sì, ne sono passati 25, è una cosa. Mi fai parlare troppo. Poi quando gli argomenti sono interessanti, il tempo passa veloce. No, mi rimane da farti un'ultima domanda, che però ti chiedo di esaurire in 3 minuti, perché gli ultimi 2 vorrei che tu li dedicassi al calendario di Società Libera. So che è molto fitto, sì, per cui dare gli appuntamenti. Allora, 3 minuti per una tua opinione flash sul governo. La prima cosa che mi viene da dire, io non ho seguito molto perché oggi sono stato chiuso in questo ufficio di Società Libera, è che mi sembra che la montagna abbia partorito un po' topolino, nel senso che ci si aspettava tanto da questo Consiglio dei Ministri. Il Consiglio dei Ministri ha ratificato di fatto, sospendendo il pagamento dell'IMU, della rata dell'IMU di giugno, sospendendo la sola, non eliminandola, dicendo, ha ricalcato quello che il Presidente del Consiglio disse in occasione della fiducia, della richiesta di fiducia in Parlamento, disse esattamente questa cosa. L'ha ratificata evidentemente con un decreto, quindi l'IMU non si pagherà, il tutto è rimandato entro fine agosto per cercare di mettere d'accordo le varie componenti del governo e via dicendo, e lascia ancora l'incertezza che avvolge ormai da tanto tempo questo paese. Qui la gente dice non lo pago adesso, lo devo pagare in giugno, dicono che poi forse lo levano, ma se poi non si mettono d'accordo su una riforma complessiva del settore della casa, sarà meglio mettermi da parte i soldi, perché poi forse li dovrò pagare il 15 di settembre, e quindi ritorniamo a quella spirale ferma di cui abbiamo appena parlato un minuto fa, in cui se non partono i consumi, non parte la produzione, non parte il lavoro. Bene, il calendario, la montagna è partorita del il topolino, per questo lo dicevo. Il calendario, certo. Niente, noi partiamo giovedì 23 della prossima settimana, con una prima presentazione di questo rapporto, e visto si parla di territorio, di trasporti e via dicendo, ci è sembrato giusto organizzare la prima presentazione giovedì 23 maggio alle 14 presso il Politecnico di Milano, in cui tre tra gli 8 estensori del rapporto parleranno a un po' di studenti, e quali faranno delle osservazioni e si renderanno conto di che cos'è il rapporto di Società Libera. Proseguiremo 4 giorni dopo, il 27 di maggio, alle 20:45, nell'auditorium della Confindustria a Modena, dove, anche se il titolo generale è diverso perché parleremo di liberalismo e le sue regole, però va da sé che il rapporto, come dire, c'entra con le regole e quant'altro, e quindi parleremo anche del rapporto. Dopodiché lo presenteremo il 20 di giugno alle ore 18 a Firenze, e il 26 di giugno lo presenteremo sempre alle ore 18 presso una sala del Senato a Roma, e in questi giorni concorderemo anche una presentazione qui a Milano, oltre a quella del Politecnico che già parte giovedì, una presentazione non per gli studenti del Politecnico ma per i cittadini e gli amici di Società Libera, di cui non conosco ancora la data perché la concorderemo lunedì. Queste sono le grandi scadenze di presentazione del rapporto. Bene, Vincenzo, ci siamo mangiato tutto, però penso che abbiamo detto molto e siamo in perfetto orario, e quindi io vorrei ringraziarti come sempre, vorrei salutarti e darci un appuntamento magari fra un paio di settimane. Io, come noto, diciamo, un soprannome su liberi.tv, incostante, infatti, diciamo, con una frequenza non ben definita, appare
appaio sugli schermi, conduco appunto questa trasmissione. Prima di chiudere vorrei dare un appuntamento, perché la settimana prossima ricomparirò sugli schermi di Punto TV e condurrò il professor Orbecchi. Magari da lì uscirà una nuova trasmissione, parleremo di razzismo, di discriminazioni e di qual è la nuova frontiera della lotta a queste forme appunto di razzismo e di discriminazioni. Quindi do appuntamento ai web ascoltatori con il professor Orbecchi la settimana prossima, con Vincenzo Lite, Spazio Società Libera, magari farà un paio di settimane, lo annunceremo. Un saluto a te Vincenzo e grazie, un saluto ai web ascoltatori. Grazie a tutti voi.